Bentornati dall'Associazione Web Cattolici Italiani, UECA. Abbiamo già parlato in altre occasioni dei podcast. Da un punto di vista tecnico, ma in tanti di voi ci avete chiesto di tornare ad approfondire con qualche consiglio, sempre pratico, su come realizzarli. Lo facciamo anche oggi con Alessandra Carenzio. Cosa serve per realizzare e gestire un podcast? Ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato del formato del podcast. Ecco, il podcast ha bisogno di un host, ossia di un conduttore. Questo può essere ad esempio il parroco, il viceparroco nel caso di una comunità parrocchiale, o un insegnante nel caso di un ambiente scolastico. Si passa quindi a decidere il contenuto, vagliando argomenti di possibile interesse per la comunità di riferimento o creando un piano editoriale. Anche su questo siamo già intervenuti. Bisogna poi decidere la frequenza di registrazione e pubblicazione, settimanale, bisettimanale, mensile, o stilare un calendario editoriale. Ma di quali strumenti abbiamo bisogno per fare podcasting? Gli strumenti di base per il vostro podcast sono un microfono e un computer per registrare la voce. Ci sono poi diversi strumenti accessori che sicuramente possono aiutare a raggiungere una migliore qualità del suono, come i filtri antipop, le interfacce audio, bracci, aste per il microfono e molto altro ancora. Spesso molto dipende dal budget che si possiede, tuttavia è possibile anche registrare podcast a partire da un semplice smartphone. Per farlo è consigliabile scaricare una delle molte app dedicate alla registrazione per ottenere una qualità superiore alle semplici note vocali. Ci potrebbe essere anche bisogno di un software per l'editing dell'audio. Consigliamo GarageBand se si possiede un Mac, oppure Audacity se si è utenti Windows, per avere a disposizione moltissime funzionalità per la modifica dell'audio del vostro podcast. Come tutto ciò che risiede su internet, è necessario avere un hosting su cui poter caricare i file audio. Ne esistono di diversi, sono siti di hosting come Spreaker, Podbean, Buzzsprout e Anchor. Con Anchor in particolare è possibile registrare direttamente anche da smartphone, fare modifiche semplici e pubblicare sulle principali piattaforme di distribuzione di podcast. Anchor include inoltre una libreria di effetti simpatici, effetti audio, da usare nella registrazione. Per le interviste, Zoom può essere utilizzato per registrare una conversazione in remoto. Alla fine della registrazione verrà generato in modo automatico un file MP3 da scaricare. Il file può essere modificato se necessario o caricato nell'hosting come visto in precedenza. Infine, dopo il caricamento rimane da scegliere il canale su cui si vuole far distribuire il podcast. Apple Podcast, Stitcher, Spotify, Google Podcast sono tra i più popolari. Grazie ad Alessandra Carenzio e a Federico Gelsomini che ha curato i testi di questo tutorial. Appuntamento a partire da ogni mercoledì su UECA.it e sui social dell'associazione.